Pala Evangelisti, dopo un'ora e 40 di gioco finisce così un derby dove Bastia vince meritatamente con il punteggio di 3-0. Ai nostri microfoni il tecnico dei Bastioli, Slobodan Kovac, complimenti, davvero una bella vittoria che vi porta verso la fine di questo campionato con una tranquillità in più, quella di avere per ora 8 punti da Castellana Grotte che deve ancora giocare. Ma un bellissimo risultato contro, diciamo, una grande squadra. Noi siamo stati bravi in passato di nascondere problemi di Vujević, loro oggi non hanno nascosto problemi di Rosalba e noi siamo stati bravi di approfittare questo e forse a vincere un po' più sofferente come doveva essere, perché nel terzo set tanto vantaggio abbiamo buttato via, ma d'altra parte siamo stati bravi di essere, diciamo, sempre lì, e quando è contatto abbiamo visto nostre riserve come al solito, Luca Bucaglioni, importantissimo muro, ma voglio dire tutti i ragazzi oggi sono stati veramente bravi. Ora domenica una trasferta un po' insidiosa, quella di Molfetta, però in queste quattro gare che sono rimaste sicuramente è la partita più difficile, poi le ultime tre potete giocarle anche con più tranquillità. Ma per noi ogni partita adesso è finale. Molfetta è terza in classifica, gioca un buon pallavolo e noi dobbiamo essere bravi e continui come siamo stati fino adesso, ma non voglio sottovalutare nessuno, perché Castellana abbiamo visto come è riuscita di perdere qualche altra parte. Noi sarò contento se questo punteggio rimane fino alla fine e perdiamo l'ultima partita contro Reggio. Bocca al lupo. Siamo con Sergio Notablanco, schiacciatore della Gherardi Svi Cartoedit. È finito da poco l'incontro, un derby che ha visto Bastia vincere per 3-0 meritatamente, ha sbagliato davvero poco la squadra di Boban, e rispetto a voi ora tanti punti che dividono Città di Castello dalla capolista, oggi davvero c'era poco da fare, Sergio. Wow, veramente sì, perché loro, come hai detto prima, no, hanno sbagliato molto poco e quindi giocare con una squadra così è sempre difficile, no? E quindi quello vuol dire che noi dobbiamo fare lo stesso minimo per stare alla pari o fare un po' meglio per vincere. Loro oggi veramente hanno sbagliato poco, hanno fatto bene molti fondamentali, meglio di noi, quindi è stata lì la differenza alla fine, no? Che cosa non è andato secondo te nella tua squadra, che comunque nel fondamentale del muro, del contrattacco, di solito fa sempre vedere delle gran cose, oggi invece tante difficoltà, soprattutto nel mettere la palla a terra? Niente, che vabbè, loro hanno battuto molto bene, no? Hanno iniziato da di meno in più, no? Quindi dopo, come abbiamo detto prima, loro sono una squadra che si caratterizza per difendere tanto e niente, oggi veramente hanno preso dei palloni molto, molto buoni, quindi noi, è stata lì la differenza, 2-3 punti sempre che alla fine ti fanno vincere o perdere la partita. Secondo te, Sergio, il campionato ormai è finito oppure ancora c'è qualche possibilità magari per Castellana di poter riaprire? Siamo realistici, no? Oggi contava tanto vincere oggi per stare lì vicini, no? Adesso sono più lontani, visto che è una squadra che stanno sbagliando molto poco, quindi sicuramente hanno più fiducia adesso, no? Per la fine campionato. Noi adesso abbiamo quelli quattro che restano, vincere tutti e quattro, e ormai non dipende da noi, però sempre negli ultimi due anni, cioè i tre anni che ho giocato nella 2, so che qui fino all'ultimo punto dell'ultima giornata non è niente deciso, quindi io spero che per noi sia buono questa cosa. Ringraziamo Notablanco, l'appuntamento per la Gherardi Svi è domenica prossima tra le mura amiche del Palandrea Ion alle ore 18, dove arriverà la Banca Popolare di Sora. Un'altra intervista con uno dei protagonisti dell'incontro, Matteo Piano, centrale del Gherardi Svi. Matteo, oggi Bastia davvero, nonostante ce l'avete messa tutta, non c'era davvero niente da fare, tiravano su tutto, attaccavano da tutte le parti, credo che questa vittoria sia meritata e che Bastia si meriti di stare lì dove sta. Sì, vabbè, no, perché è difficile adesso parlare dopo la sconfitta. Sono stati bravissimi in difesa, hanno tirato su delle palle incredibili, sono stati su ogni palla dalla prima all'ultima con costanza e un attaccamento veramente, complimenti, sono stati bravi loro. Noi il terzo set siamo partiti male,
abbiamo fatto un bel recupero, secondo me, siamo stati bravi a recuperare. Però c'è... E poi nel finale del set cosa è successo? Due punti di vantaggio, due punti in un momento importante, poi due errori e Bastia non ha concesso più nulla. No, Bastia appena ha capito che poteva ancora prendere il terzo set, secondo me ha tirato sulla tenacia e non ci ha lasciato più spazio, purtroppo. Gli arbitri, secondo me, e io non mi permetto mai di dire niente, hanno fatto parecchi errori, però bisogna dirlo, questo qua. Diciamo a favore o a sfavore di no, chi? No, no, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Sergio e poi ti mando in doccia, campionato finito, Matteo. Campionato finito. Per quanto riguarda Bastia, ormai secondo te i giochi sono fatti? Adesso ha 11 punti in più di noi. Deve giocare ancora Castellana Grotte contro Roma, per ora tra Bastia e Castellana Grotte ci sono 8 punti di differenza. Ma oddio, matematicamente non è finito, ti rispondo un po' con diplomazia, però sicuramente sono molto molto avvantaggiati a mantenere questo posto della classifica.